parlo con la mia, come la mia esperienza del mio comune, no? Il ruolo istituzionale che ho in questo momento, la vice sindaco del comune di Mantova, noi abbiamo avuto a che fare con, abbiamo a che fare appunto con il volontariato, con il terzo settore in modo molto costruttivo, molto intenso. Qua ci sono presenti, non so, per le tre età, centro aperto, a Usero ovviamente, ma anche Abeo, anche IOM, insomma, tutte realtà che penso che siano il tessuto collettivo del nostro territorio. Il volontariato veramente fa un'opera che senza la quale l'istituzione pubblica difficilmente riesce a portare a compimento tutta una serie di servizi per il cittadino che altrimenti, senza i quali appunto sarebbe sicuramente in difficoltà. Allora è chiaro che il volontariato si intreccia molto, cioè il sociale si intreccia molto con il problema sanitario in questo periodo, no? Lo dicevate anche voi prima. Il problema grosso sottolineato da tutti noi anche nei dibattiti precedenti è appunto la carenza della sanità territoriale, no? Un po' quello che è stato il mio meno della sanità territoriale, che adesso la Regione Lombardia sta tentando di riprendere appunto con le famose case di comunità, ospedali di comunità per i cronici e case di comunità. Allora, bene, sono d'accordo, però credo che bisogna capire un po' le tempistiche e la reale efficienza e messa in atto di questa medicina territoriale, perché il dato che mi sono guardato oggi è che sono previste 218 case di comunità entro metà 2026, e di queste il 40%, che circa sono 90, no? Dovevano essere fatte entro il 22. Nel 22 invece sono state aperte, inaugurate 19 di queste case di comunità. Allora, è evidente che sono la chiave di volta, no? Del PNRR, no? Cioè il PNRR ha la possibilità di costruire queste case di comunità, sono state fatte, però devono essere riempite di contenuti, cioè mancano ancora personale umano e risorse umane e anche attrezzatura perché sia veramente un presidio territoriale intermedio tra il medico di base e poi ovviamente il cittadino. Io credo che in queste case di comunità quello che diciamo è l'apporto che diamo noi a questo contributo che vogliamo dare a questo programma sia quello di mettere in stretta relazione l'assistenza primaria con l'assistenza specialistica inizialmente, e su questo mi dicono che c'è già qualche segnale, ecco, ma anche invece totalmente ancora la relazione diciamo, l'assistenza sanitaria, l'integrazione con i servizi sociali comunali in particolare, no? Quindi servirebbe dare una soluzione, no? All'interno di queste case di comunità, offrire percorsi di presa in carico integrata, no? Di cure primarie, di medicina specialistica, ma anche di servizi sociali che spesso appunto difficilmente vengono integrati fra loro. Sulla parte servizi sociali, evidente che il ruolo che svolgete voi come volontariato è fondamentale. Noi abbiamo nel periodo della pandemia sono stati svolti dei servizi a domicilio per gli anziani importantissimi, no? La spesa a casa piuttosto che i medicinali, i farmaci e quant'altro, che tuttora so che sono in atto in vari comuni. Ecco, io credo che quello che chiederò a Regione Lombardia, se dovesse toccare me, è di rafforzare questo particolare settore, perché spesso, e troppo spesso, questo peso ricade sui comuni e sulle associazioni di volontariato, ecco, le quali ovviamente stanno in piedi, sono appunto di volontariato, quindi non hanno sostanzialmente entrate. Quindi io sono totalmente d'accordo con te quando dici assolutamente contro la burocrazia, no, per il volontariato, perché andiamo a frenare, a mettere dei lacci e lacciuoli per una situazione che di fatto non ha scopo di lucro, di fatto non ha un bilancio, no? Quindi pensare a mettere in campo dell'IVA piuttosto che altri impegni burocratici che un'azienda normale dovrebbe avere mi sembra assolutamente assurdo. Quindi zero burocrazia assolutamente per quello che riguarda questa situazione. E quindi credo che sia fondamentale che il Regione Lombardia rafforzi quello che è l'aiuto a queste realtà che devono collaborare sicuramente e anche contribuire a determinare il terzo settore in particolare, a determinare quanto di quella spesa, di quella parte di spesa del bilancio della Regione Lombardia, quei 21 miliardi di euro, la cui metà circa va al privato, ecco, di questa parte credo che vada redistribuita in parte sul pubblico e il terzo settore deve partecipare sicuramente conoscendo i reali bisogni del territorio e dei suoi cittadini,
a capire quanto e come queste somme devono essere spese e indirizzate sui cittadini e sui bisogni del territorio. Quindi per me è un ruolo fondamentale quello del terzo settore. Mi fermo qua. 5-15 secondi. Sono bravissima. Prego. Come mio predecessore, mi chiamo Cristina Soranzo. E diciamo che le mie esperienze lavorative riguardano il campo della formazione, le esperienze politiche sono state assessore del comune di Borgo Virgilio e adesso sono nel consiglio comunale di Borgo Virgilio. Quando il signor Chinaglia prima leggeva l'articolo 9 della carta del volontariato, mi è tornato alla mente una frase di Paolo VI che diceva che la politica è la più alta forma di carità, intesa come vicinanza alle persone, come vicinanza alle famiglie, e a prescindere dalla regione professata, dalla propria cultura e anche dalla razza. Ecco. E credo che le associazioni abbiano un ruolo centrale. E nel programma, nel nostro programma, appunto c'è la valorizzazione di queste associazioni, perché sono soggetti, diciamo, decisivi nella individuazione delle politiche sociali, sono vicini alle persone. Quindi credo che sia, ieri sera eravamo a Moglia e c'era la presidente del SOLCO, e diceva che un aspetto nodale di questo, del volontariato è appunto riuscire a progettare insieme, sedersi ai tavoli insieme alla sanità, insieme alle istituzioni, per cercare di collaborare e per cercare di portare avanti una certa progettualità. Quindi è anche valorizzare, cioè sostenere anche gli enti locali che ad esempio nel nostro comune sono riusciti a fare questa consulta del volontariato, dove evitano con strumenti e regolamenti per avere un chiaro aspetto del volontariato, per non sovrapporsi e per collaborare. E credo che sia fondamentale appunto per ottenere risultati e per avere una certa progettualità valida e costruttiva, sia proprio il lavorare insieme e avere gli stessi obiettivi. Ma mi fermerei qua, perché poi le cose le avete anche prima, mi ha preceduto, e quindi non vorrei replicare. Grazie. No. Bene, io sono Marco Galli di Castiglione e mi candido per Forza Italia. Per la verità non ero preparato questi 5 minuti di intervento, quindi magari dirò delle banalità. Comunque, io sono stato assessore fino al 2012 presso il mio comune, e in quell'esperienza ho potuto verificare quanto sia importante il volontariato. Poi mi sono un po' allontanato dalla politica per poi ritornare da qualche tempo. In particolare il Covid ha rivelato, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'importanza del volontariato e quanto appunto i volontari hanno operato e contribuito, diciamo, ad alleviare le sofferenze di tante persone. E oltre a questo il Covid ha evidenziato, diciamo, non dico le carenze, ma le imperfezioni del nostro sistema sanitario, che è mirato molto sulla ospedalizzazione. Io, insomma, ricordo bene, perché nel 2003 ero assessore, la battaglia che a Castiglione abbiamo fatto per difendere il nostro piccolo polo ospedaliero, ma per noi tanto prezioso, che poi sappiamo è divenuto privato convenzionato, per noi è una risorsa importantissima, è un motivo quasi di vanto, ma di sicurezza anche per i servizi che ci dà. E appunto, dicevo, si deve passare, il Covid ci ha rivelato quanto sia necessario passare dall'ospedalizzazione, dove sicuramente va mantenuto ed implementato quello che c'è, ad una territorialità del servizio sanitario e con tutto quello che ne consegue, chiaramente anche il volontariato. So che la regione Lombardia sta già lavorando in questa direzione.
Ed è importante che in questo percorso il volontariato, che come dicevamo tanta importanza ha, venga tenuto nella giusta considerazione, vengano attivati e mantenuti tavoli costanti e vengano anche attribuite le risorse. Un ultimo spunto sulla irrigidimentazione eccessiva del volontariato, obiettivamente trasformare in qualche cosa di così limitante o un fatto veramente spontaneo, un modo spontaneo dell'animo umano, trovo che sia un controsenso, e quindi auspico che i correttivi che voi sperate vengano, e tutti speriamo vengano accolti. Grazie. Per Fratelli d'Italia ringrazio prima di tutto Luciano Chinaglia, Daniele Marconcini e la dottoressa Fiorini per aver voluto questa serie di incontri, perché questo dovrebbe essere il secondo, terzo. Perciò è sempre importante parlare di un settore che per la nostra regione significa oltre 1 milione di volontari. Regione Lombardia è la prima regione in Italia proprio per come numero di associazioni, oltre 53.000 associazioni, perciò non c'è come la Lombardia che pone attenzione a questo settore, questo è indubbio. La dottoressa Fiorini ha toccato il tema della riforma del terzo settore. Vorrei ricordare che la riforma del terzo settore porta la firma di Renzi e che grazie poi a decreti attuativi le varie regioni sono riuscite, come dire, a portare a casa dei risultati e adattare quelle che potevano essere le necessità, le istanze delle varie associazioni nelle varie regioni, proprio grazie all'impegno che c'è stato nelle singole regioni, in particolare per quanto riguarda Regione Lombardia. Le cose da fare sono tante. Io sfido chiunque di quelli che mi hanno preceduto e di quelli che parleranno dopo di me a parlare in maniera negativa del volontariato, prima di tutto perché siamo qui e parliamo con voi, e poi perché senza il volontariato non si potrebbe veramente andare incontro alle persone. Io penso che sia fondamentale che Regione Lombardia continui nel suo operato verso tutte le associazioni di volontariato della nostra regione. Come appunto si è detto, abbiamo attraversato dei momenti terribili e grazie veramente a chi ha dato tutto se stesso con il cuore e con l'anima siamo riusciti a superare determinati momenti. Non basta però, cioè ci vogliono veramente degli aiuti. La sburocratizzazione è uno dei temi più importanti, perché non si può gravare su di voi quella parte che non ha senso competa a voi, ecco, perché voi appunto vi donate e donate il vostro tempo e la vostra disponibilità proprio per la gente. Io ho ascoltato tante volte attentamente Luciano Chinaglia quando mi parla della sua associazione Cuore Amico. Trovo che sia una cosa importantissima, che dà delle risposte, delle grandi risposte sul nostro territorio. E sono tante le cose da fare e sono tante le cose alle quali ha risposto grazie alla sua associazione. Io qua vedo il presidente della terza età, con il quale quando io ero presidente di Aler Mantova, ovvero le case popolari di Mantova, sono state fatte anche delle cose insieme per gli anziani. Ecco, si parla tanto di sanità, tantissimo, giusto, perché non c'è come dire, un tema da affrontare in maniera seria e concreta come quello della sanità, tenendo sempre presente che sia le case di comunità che gli ospedali di comunità sono comunque degli immobili da riempire, cioè teniamo presente che mancano il personale infermieristico, mancano i medici, parliamo di numeri veramente incredibili a livello nazionale, parliamo addirittura di 250.000 infermieri, più di 30.000 medici, perciò questi luoghi devono però essere anche riempiti dalle persone.
Mantova ha dei posti importanti dove, cioè, si è già dotata anche di questi luoghi fondamentali. Ovviamente non bastano, abbiamo fatto degli incontri ad Asola, abbiamo fatto degli incontri a Suzzara, sappiamo quanto sia importante potenziare questi ospedali territoriali che sono stati in pratica depauperati della loro forza e anche in questo modo delle risposte che potevano dare sul territorio. Ecco, Regione Lombardia riparte anche con questa nuova compagine, perciò diciamo che il tracciato è stato quello importantissimo, non dimentichiamo che la sanità lombarda è così importante che riceve pazienti e gente che ha bisogno dalle altre regioni, ma anche da fuori dell'Italia, vengono a curarsi in Lombardia. Questa è una cosa fondamentale. Ma una cosa altrettanto fondamentale, a mio avviso, è il fatto che si parli tanto di sanità, ma si parli poco di RSA e di quell'attenzione che comunque ci deve essere e che anche il volontariato in questo, al quale il volontariato in questo momento dà delle risposte. Se dovessi essere una consigliera, almeno una consigliera regionale, una delle cose che, sulle quali io mi vorrei basare e che vorrei, alle quali vorrei dar vita, sarebbe un tavolo permanente al quale dovrebbero partecipare tutte quelle figure che mettono a disposizione i servizi sul territorio per varie figure, dagli anziani ai disabili, alle cure palliative, ai minori, all'assistenza domiciliare. Ecco, ci dovrà essere un'attenzione su queste figure fondamentali alle quali fino ad ora dà risposta alla grande solo il volontariato. Grazie. Grazie. Italia Viva, candidata Presidente Letizia Moranti. Grazie, ringrazio anch'io per l'occasione di questo confronto, ringrazio Nadia, la dottor Marconcini, la Presidente di Auser. Siamo candidati, quindi possiamo solo parlare bene e dobbiamo parlare bene anche se non lo fossimo per ovviamente il terzo settore. Non posso parlare bene però di Regione Lombardia, visto che sono candidato, mi viene in mente che un unico termine mi sembra che si possa, diciamo, avvicinare alla gestione fino ad oggi, sia in termini di volontariato sia in termini di sanità, ed è la parola ritardo. È un ritardo colpevole, perché ci sono dei numeri chiari e netti che io ho cercato semplicemente digitando su Google e che ineriscono un andamento demografico e di incidenza della popolazione in termini di anzianità veramente allarmante e preoccupante. Ed è un dato oggettivo che è stato sottovalutato, perché c'è una nuova fragilità che necessita ancora di più di quello che bene ha detto Giovanni, che è il mio vice sindaco, io sono consigliere comunale a Mantova, in termini di sanità di prossimità, sanità territoriale, di sanità che migliori e incentivi le cure domiciliari, la telemedicina, e che valorizzi in questi termini molto di più il volontariato. 1.120.000 sono le persone tra i 64 e i 75 anni in Lombardia. 810.000 sono coloro che hanno tra i 74 e gli 85 anni. 354.000 sono gli over 85. 554.000 sono i non autosufficienti in termini di funzionalità. Sono dati che voi credo conoscete già, che tutti i giorni avete a che fare con queste fragilità. E allora mi chiedo perché Regione Lombardia non li ha considerati, intervenendo non con ritardo ma con tempestività per potenziare la sanità territoriale, gli ospedali di comunità e le case di comunità. Invece le liste d'attesa anche per loro e soprattutto per loro che hanno meno possibilità di accesso sono ancora troppo, troppo lunghe. Per accedere ai pronti soccorsi, per accedere ai ricoveri, per accedere anche alle diagnosi, ci sono liste d'attesa che ormai da troppo tempo che noi lamentiamo troppo lunghe. Perché non si è fatto subito? Perché si è arrivati a questo? E la pandemia ha evidenziato in modo vertiginoso questa carenza gestionale.
Avete citato, e ringrazio Bulbarelli, Renzi, certo è una riforma tra le tante che ha fatto il governo Renzi, perché noi siamo per le riforme. È chiaro che una riforma, come ha detto bene Marconcini, e evidentemente la sua competenza in materia è ineccepibile, ha delle luci e delle ombre. Però lasciatemi dire che dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2020, che ha sancito come era necessario e obbligatorio recepire un principio base, che lei ha detto bene, Presidente, mettere al tavolo le associazioni e chi fa volontariato e lo fa gratuitamente insieme alle istituzioni e agli enti pubblici perché nello stesso livello incidano in quello che è la gestione dell'emergenza e dei servizi, la coprogrammazione, la coprogettazione. L'articolo 55 della legge della riforma lo recepisce e questa era doverosa, una riforma in questi termini. E noi ce le rallegriamo, cioè, una delle tante riforme del governo Renzi. Che dire poi della sanità, c'è un tema che ci sta particolarmente a cuore e che nasce da questi dati, mi riferisco al Presidente del Club delle Terze Età, a tutti coloro che hanno a che fare con queste fragilità che sono derivate da un'anzianità sempre più elevata che incide nella nostra popolazione. Le RSA, l'ho citato la Bulbarelli, però non ha detto una cosa, c'è un ritardo anche qui da parte di Regione, perché nelle RSA accreditate sapete che la quota ha una duplice composizione. La composizione della quota sanitaria, che è a carico di Regione, che è quella che inerisce ai interventi di carattere terapeutico, e siccome la popolazione è sempre più anziana in questi termini che ho detto e la necessità di assistenza è sempre più incidente, è evidente che la quota sanitaria deve essere aggiornata nei termini di incidenza della quota, invece risale a 10 anni fa l'aggiornamento. Nella nostra provincia ciò che doveva essere recepito in termini normativi, cioè 50-50, quello che era il peso a carico delle famiglie in queste RSA accreditate, è invece il 60 a carico delle famiglie e il 40 a carico della regione. Questi sono dati oggettivi e numerici. Che cosa occorre fare? Occorre fare quello che noi con il terzo polo vogliamo portare avanti, e cioè mettere al primo posto la sanità, visto che è anche il bilancio più importante, le risorse più importanti che la Regione Lombardia deve mettere. Un ultimo inciso, abbiamo parlato, e saluto l'amico Gianni che l'ha organizzato, a Porto Mantovano con Cupla e quindi con i pensionati, io però ho parlato a loro non come pensionati ma come nonni, perché erano tanti nonni e sappiamo com'è importante la presenza dei nonni nelle nostre famiglie, quale era la risorsa alla pari dei volontari. Ecco, a loro abbiamo sostanzialmente detto che non possiamo perdere tempo, non possiamo perdere tempo e dobbiamo investire sempre di più verso queste risorse, verso coloro che manifestano le maggiori fragilità, e questo è l'impegno che metteremo una volta all'interno del Consiglio regionale. Quanto è importante la competenza specifica della Regione rispetto ai nostri territori. Non possiamo più parlare di ritardo, ma bisogna veramente agire. Grazie. Buonasera, mi presento, sono Raffaella Scattolona, sono di Volta Mantovano, sono candidata per il Movimento 5 Stelle e candidato Maiorino Presidente. Sono anche una volontaria, faccio parte di un'associazione del mio paese e faccio parte anche del direttivo e come tesoriera so bene tutte le problematiche che ci sono, quindi anche dal punto di vista della responsabilità dei presidenti sì, è una cosa abbastanza da sistemare, da valutare, perché appunto le persone che si impegnano per il volontariato fanno tante volte insomma nel tempo libero gratuitamente eccetera, poi hanno pure la responsabilità di certe cose, magari non sono neanche responsabili, quindi diventa una problematica. E, è importante il discorso dei tavoli, della consulta, ad esempio nel mio paese c'è una rete di associazioni, quindi sì, è fondamentale il supporto delle istituzioni e il coinvolgimento di tutte le associazioni che appunto devono collaborare, interagire, perché vanno spesso a coprire determinati settori e ambiti in cui purtroppo la sanità territoriale non riesce ad arrivare, e quindi è importante questo tipo di collaborazione, di supporto sicuramente di regione. Nel programma nostro abbiamo proprio specificato
c'è un punto dedicato al volontariato dove ci sarà questo supporto, e impegnerò sicuramente a portarlo avanti da volontaria, quello sicuramente. E, appunto, la sanità territoriale è stata smantellata, perché in questi anni, 28 anni di centrodestra, veramente il pubblico ha visto una diminuzione delle risorse a vantaggio del privato. Dal meno del 20% il privato è arrivato ad avere il 50% delle risorse pubbliche. Mi piace anche sentire chi porta avanti la candidatura a presidente, quella di Fontana e della Moratti, che continuano a portare giustificazioni. Ma avete avuto ancora 5 anni, la Moratti da 2 anni, ma le liste d'attesa sono ancora le solite. Guardavo oggi nei ricordi che escono con Facebook e ancora uscivano articoli con le problematiche delle liste d'attesa. Dopo 5 anni siamo ancora a questo punto. Cioè, se ti vuoi curare devi pagare, non ha senso. Cioè, è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, e Regione Lombardia, come se è un ente serio, deve essere serio, deve garantire questo diritto a tutti, non solo a chi se lo può permettere e ha un reddito per poterselo permettere. Infatti quello che vogliamo fare è, tra i primi obiettivi, diminuire le liste d'attesa, non solo per le urgenze ma anche per quelle programmabili e differibili, perché comunque diminuire la lista d'attesa vuol dire anche aumentare la prevenzione, e quindi di conseguenza un circolo virtuoso che va a vantaggio della salute dei cittadini. Altro aspetto, appunto, è il discorso delle risorse: aumentare le risorse al pubblico diminuendo quelle al privato, perché non è possibile che un ospedale privato tipo quello di Castiglione è convenzionato con Regione Lombardia e sceglie solo i servizi che gli rendono di più. Questo non è possibile, e io l'ho vissuto sulla mia pelle, perché ho avuto un figlio che ha avuto un collasso al polmone, ma la pneumologia rende poco, quindi da Castiglione si porta a Mantova, che è pubblico. Mia madre oncologica ha scontrato un tumore, da Castiglione l'oncologia rende poco, quindi da Castiglione si porta a Mantova. Pensabile, prendete le risorse pubbliche, fate anche i servizi, tutti i servizi devono essere, la cura deve essere garantita a tutti i cittadini. E un altro aspetto, appunto, sono il discorso dei medici di medicina generale, che è una problematica che è uscita in quest'ultimo periodo, è un po' che c'è, però anche una proposta che abbiamo fatto in regione di immediato, che si potrebbe attuare in modo immediato e abbastanza veloce, è supportare i medici, un supporto ai medici in medicina generale che si dedicano esclusivamente al lavoro per cui sono dedicati. Non è possibile che un medico impieghi 3/4 di una visita a compilare moduli o a dedicarsi a cose burocratiche. Serve un supporto dal punto di vista amministrativo, una segretaria in 2 mesi la formi, un medico no. Quindi nell'immediato serve supportare i medici, sburocratizzando anche le varie pratiche che devono fare, non togliendo tanti passaggi anche che ci possono essere di richieste, di ricette, eccetera. E poi nel lungo periodo sicuramente aumentando il numero delle iscrizioni, perché altrimenti almeno tra 6 anni speriamo di avere dei medici da poter mettere anche nelle case di comunità, che dovremmo poi riempire con personale e professionisti, altrimenti resteranno solo muri vuoti. Questo quanto. Grazie. Buonasera a tutti, sono Francesca Pistoni, sono candidata con il terzo polo. Mi permetto solo di rispondere a un appunto che ha appena fatto, nel senso, è vero che dei licenziati Moratti c'è stata da 2 anni, da 1 anno e mezzo. Mi permetto di dire, chissà anche se ci sono 10 anni di malinverno di Regione Lombardia, che la sanità non si può recuperare in 1 anno e mezzo. Quello che posso dire è che da quando c'è stata Letizia Moratti, che nel mio territorio sono stati sbloccati i 5 milioni di euro stanziati dalla Regione Lombardia, ma comunque bloccati da 5 anni, che hanno permesso di far ripartire i lavori bloccati da 5 anni per i grandi lavori dell'ospedale, oppure il fatto del progetto delle case di comunità. Vero che è un progetto ancora che si deve sviluppare, ma già il fatto che siano stati stanziati dei fondi per poter aprire queste case nel territorio,
consente poi di fare un intermediario tra l'ospedale e le RSA, quindi avere degli ambulatori di degenza o comunque anche di piccoli servizi che possono però essere per il cittadino fondamentali. E collegandomi anche a questo, volevo raccontare il fatto che in questi giorni di campagna elettorale stiamo conoscendo, comunque stiamo incontrando tutte le categorie del territorio e a maggior ragione i sindaci e anche poi le vostre categorie anche legate al volontariato e al terzo settore, e comprendo bene che sono vicepresidente della Proloco di Allora, quindi non legata alla sanità ma comunque legato al mondo, del divertimento, comunque del, anche di promuovere tutto quello che è il mondo del territorio. E c'è sempre di più un'esigenza del tema del sociale, quindi di una necessità di fare attenzione alle fragilità delle persone, di fare attenzione anche soprattutto dopo la pandemia, quindi a quelle persone che magari non hanno la possibilità di potersi recare da solo in ospedale oppure di poter avere le visite vicino a casa. Questo lo stanno riscontrando sempre di più i sindaci, ma anche gli amministratori locali, ma anche appunto le associazioni. Quindi credo che oggi, stasera, nessuno possa parlare male del terzo settore, del volontariato, e spero che una volta finite le elezioni, che questa sinergia da tutti i partiti ci sia, e mi auguro ci sia ancora, perché serve una sinergia che parta sì dall'alto, quindi da regione, ma al tempo stesso che coinvolga la provincia, che coinvolga i territori. Perché appunto parlando con i sindaci ci si rende conto che un piccolo sindaco purtroppo può sì sollevare la mano e dire anch'io ho bisogno di qualcosa, anch'io ho bisogno di fondi, di bandi, di poter avere delle risorse per poter allargare, quindi dare più servizi al cittadino. E però occorre anche che ci sia quindi una sinergia dall'alto e che tutti collaboriamo